No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada. Mucho menos un gol. Buonasera, buonasera a tutti, Club de Football, ci siamo anche questa sera, siamo in diretta on air, ore 21:43 su Radio Roma Futura. Chi vi parla è Federico Sozio, il Pampa, ormai mi conoscete tutti così, e con me questa sera non poteva mancare ovviamente il grande ritorno anche stasera in conduzione con me. Dall'altra settimana è stato super conduzione, questa sera è sul trono di Radio Roma Futura questa meravigliosa poltrona. Ringraziamo anche chi l'ha portata questa meravigliosa poltrona. È ritornato il nostro grandissimo, unico, inimitabile Davide Moroni. Grazie Pampa, buonasera a tutti voi. Sì, bellissima questa poltrona, oramai è la mia, ci devo mettere l'etichetta. Guardavo la partita, perché abbiamo una partita subito in diretta. La Juve conduce 2-0 contro il Palermo, gol di Marchisio, molto contento. Una persona alla mia sinistra, che ti invito Pampa
a citare, insomma, no? Come si dice? No, abbiamo un grande ospite questa sera in studio. Infatti, sono felice perché è un ritorno veramente gradito qua in studio a Club de Football. Non lo vediamo da un po', e quindi è tornato anche per ricambiare un po' l'ospitata che hai fatto ieri, no? A Radio Barça Italia. Anzi, ad annunciare. Sì, bella serata. Sì, bellissima serata ieri a Radio Barça Italia. E quindi eccolo qua, il nostro Maxi Morgante. Ma la panania, Tatom, comunque io c'ero stato anche la settimana scorsa. Eri tu che mancavi, Pampa. È vero. No, io dicevo in veste di ospite, però. Era conduttore. Perché ero io alla console, quindi dice Morgante, diciamo con umiltà. E quindi fai una domanda in inglese. Fai una domanda in inglese al Moro. Ieri è stato bravissimo. Moro, infatti, è un grande traduttore. Io volevo chiedere. volevo chiedere, what's your name, Moro? Translator. Ti ricordi, a parte scherzi, anche l'altra puntata con Club de Football con Adam, mio cugino inglese. Anche quello. No, io volevo chiedere l'applauso alla regia al Moro. Quando il Newcastle è ancora in Premier League, adesso oramai non c'è più il Premier League. Avrà pronosticato, però intorno a novembre, cioè quest'anno è il nostro. Sì, va in Serie B. E faremo un sondaggio sulla pagina di Radio Barça Italia, Moro. Pampa. Addirittura un sondaggio. Sì, quello con Alberto. Chi è più bravo a fare le traduzioni in inglese, le traduzioni da un'altra lingua? Il Moro con l'inglese o Alberto il Flaco Purinoia dallo spagnolo? Sicuramente là. Alessandro Esposito, presidente della Peña Bergamo, dirà sicuramente il Moro, perché ogni tanto dice che nelle traduzioni di Alberto diciamo travisa un po', ma un po' a braccio, vabbè, no, scherziamo. Salutiamo Alberto, il nostro conduttore di Dialogando con Latin America, grandi ascolti tutte le settimane. Tra l'altro è andato in conduzione ieri, no? Dopo di noi ieri è andato in onda Dialogando. Ma tra l'altro Dialogando è molto seguito, è vero. Allora, grande puntata questa sera, avremo a brevissimo ospiti importanti, insomma una squadra di calcio che ha avuto questo progetto, sta sviluppando questo progetto molto interessante, ne parleremo tra poco. Avremo ospiti in collegamento telefonico il presidente di questa squadra, la Fortitudo 81 Calcio, e poi avremo in collegamento telefonico i nostri opinionisti per parlare di Serie A, di anche di Roma Lazio, l'angolo Roma e Lazio, Matteo Pietrosante e Marco Misseri più avanti. Ma comunque tanta carne al fuoco, oltre alle partite di questa sera c'è anche il cartellone che adesso il tabellone ci illustrerà il nostro Moro, e parleremo di Champions League con il nostro Maxi Morgante, anche di Europa League. Quindi Moro è testimone, è Pietrosante è testimone che avevo pronosticato una settimana fa la Roma favorita e probabile vincente sul campo del Madrigal. Io lo chiamo ancora il vecchio Madrigal, cosa io invece che avevo detto tutto il contrario, perché invece anche la Fiorentina è andata a vincere. Io te l'avevo detto, ma Borussia Mönchengladbach sta lottando per non retrocedere. Esattamente, sì, esattamente. Allora, quindi Moro, andiamo a vedere un po' le partite di questa sera, perché si gioca Juventus-Palermo in Serie A, ma non solo. Si gioca anche la Liga perché il Granada conduce 3-0 contro il Betis. Ecco, questo è un risultato importante in ottica che ieri Massimo Lippi, presidente della Peña di Genova, che è stato, che l'abbiamo intervistato perché era testimone oculare del disastro Blaugrana a Parigi, e nel commentare la possibile caduta, le possibili difficoltà del Real Madrid nei recuperi, perché il primo è subito il recupero mercoledì prossimo a Valencia, e il Valencia con questi risultati che sta andando a Granada rischia di essere nettamente risucchiato. Moro, apri per cortesia un attimo, vediamo la classifica provvisoria della Liga. Sì, mo, te l'apro da qui, guarda. Per vedere gli ultimi risultati del Granada, e questa sera 3-0 vince già, no? Sì. Eccolo. Guarda un po' il Granada. Partendo dalla più lontana ha fatto un pareggio con l'Osasuna. Esatto, due sconfitte consecutive, una vittoria, una sconfitta, adesso una vittoria. Esatto, la vittoria contro la Spalmas, poi la sconfitta con la Jabar. Aggancerebbe il Gion a 16 punti. Sì, adesso l'ha già agganciato, certo, con una partita in più. Esatto. Da vedere che fa il Gion con l'Atletico Madrid. Perde. Certo.
Quindi, insomma, il Valencia ha 4 punti. Esatto. Il Valencia ha 4 punti perché ha 20. Il Valencia dove gioca, Mauro? Scusa, domenica? Gioca contro Athletic Bilbao in casa. A Valencia. A Valencia, esatto. Dovesse perdere la partita con l'Athletic Club, dovesse perdere il recupero con Real Madrid, il Gion e il Granada che stanno a 4 punti. Comincia a essere problematico. Ecco, quindi speriamo che perda con l'Athletic Bilbao e vinca con Real Madrid. Certo. Va bene, poi caro Moro, andiamo a vedere un attimo anche il resto del calendario per questo fine settimana e poi andiamo in pausa musicale perché ci aspetta subito il primo collegamento telefonico. Grandissimo Vampa, cominciamo con il sabato la Serie A, Atalanta Crotone ed Empoli Lazio. In Spagna invece Sporting Gijón Athletic Madrid alle 13, come abbiamo detto, alle 13 a pranzo. Real Madrid e Spagnol, qua diciamo. Vabbè, qui si scansano, fino a 6-0 dopo 20 minuti. Scansopoli. Scansopoli. Okay. Come lo Scansuolo, il Sassuolo, quello della Juve. Esatto. Deportivo La Coruña, Alaves, Sevilla e Eibar. In Inghilterra c'è la FA Cup. Esatto, quindi. C'è la FA Cup. Ci sono un po' di partite, ricordiamo, il Liverpool è incredibile.